Ecco, siamo con una delle organizzatrici di questo evento tanto atteso per la città, con Alessio Boldi, che ci spiega finalmente questa anteprima serale e poi come si svolgeranno queste due giornate. Buonasera innanzitutto. Allora, questa sera ci sarà l'inaugurazione della festa di primavera dedicata ai commercianti di questa città, in cui verrà presentato che cos'è il distretto e verrà offerto un rinfresco per ringraziarli di aver collaborato sia per quanto riguarda le iniziative natalizie e per quanto riguarda l'organizzazione anche della festa di primavera, potendo far abbellire, diciamo, le loro vetrine dai ragazzi dell'ENAIP con dei fiori e delle farfalle, e anche per aver contribuito a sabato scorso quando c'è stata la distribuzione dei bulbi e dei fiori. Invece domani avrà finalmente inizio questa festa, che durerà sabato e domenica, da sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno, che vedrà, diciamo, l'intera città impegnata nella festa. Ecco, ma ci spieghi quali saranno le iniziative più importanti? Sono tutte importanti, però quelle più curiose magari? Più curiose naturalmente è la mostra di bonsai che si tiene a Palazzo Estense in sala matrimoni, che è molto particolare, e questa ci sarà da domani e domenica compreso, visibile. Poi da domani pomeriggio inizieranno qui a Salone Estense direttamente l'allestimento di tavole in stile primaverile e di alcuni banchetti, in cui ci saranno anche i ragazzi di alcune scuole che presenteranno i percorsi di studio, ad esempio l'operatore florovivaista, l'operatore agricolo, piuttosto che l'operatore grafico e l'operatore commercio, per quanto riguarda sempre ENAIP. E poi ancora ci saranno gli artisti di strada, ci saranno dei concerti in strada e dei concerti in piazza Montegrappo e piazza Podestà. E invece la domenica inizieremo con via Sacco, in cui ci sarà il mercato ambulante fronte Palazzo Estense, e poi ci saranno tutti i negozi addobbati e aperti con tavolini, diciamo, direttamente sulla strada, e dei concerti organizzati dalla Proline che durano tutto il giorno. Ci saranno dei concerti sempre in piazza Montegrappa e in piazza Podestà, e ci saranno Coldiretti, con Fagricoltura, con Fa... con... scusa...